Due abruzzesi, tre giovani ai quali il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha conferito l'attestato di onore di Alfiere della Repubblica per essersi distinti come costruttori di comunità attraverso la loro testimonianza, il loro impegno, le loro azioni coraggiose e solidali e che per questo rappresentano modelli positivi di cittadinanza. Tra i 25 ragazzi premiati, Mirko Frattura, quindicenne dell'Aquila, che ha ricevuto l'attestato per la passione educativa e la capacità di mettersi in gioco, organizzando sport e laboratori per i più piccoli e divenendo modello positivo per i coetanei. Alfiere della Repubblica anche Francesca Nardangeli, 18enne di Castelli, per il generoso impegno in favore della sua comunità, per il contributo alla resilienza dopo gli eventi sismici del 2016 e 2017 e alla costruzione di reti di solidarietà in favore di persone più fragili. In seguito ai terremoti del 2016 e 2017, che hanno colpito duramente il mio paese, cioè il paese di Castelli, noi ragazzi del comitato parrocchiale ci siamo messi subito al lavoro per poter realizzare dei momenti di svago per i bambini e per gli anziani. Abbiamo riattivato il catechismo e abbiamo organizzato dei corsi in parrocchia come il corso di chitarra, totalmente gratuiti. Per gli anziani abbiamo deciso di portar loro un simbolo, delle messe a cui non riescono a partecipare o semplicemente un momento di dialogo e quindi delle visite saltuarie. Il titolo di Alfiere della Repubblica è segnato dal Capo dello Stato dopo la valutazione di un'apposita commissione ai giovani fino a 18 anni di età. Quest'anno, a causa dell'emergenza coronavirus, non si è potuta svolgere la consueta cerimonia al Quirinale, ma i ragazzi meritevoli sono stati ugualmente individuati. La telefonata del sindaco e la mail della dirigente che mi hanno comunicato della mia nomina mi ha colto totalmente impreparata. Io ero all'oscuro anche della mia nomina e della mia candidatura. Questo mi ha reso molto orgogliosa perché grazie appunto al mio titolo di alfiere posso portare il mio paese Castelli e la mia scuola, Liceo Artistico Gruppo di Castelli, in giro per l'Italia.